Allora, in questi 8-9 anni. 8-9 anni dall'ultimo album che abbiamo fatto, che era Le strade del tempo, dove già non c'era Marco, perché è proprio stato quello il disco nel quale tu te ne sei andato. È andata così. Io mi emoziono di volte ci penso. Beh, e poi diciamo, sì, 5 anni fuori dalle scene totalmente, perché poi appunto abbiamo fatto l'album, abbiamo fatto il tour, ma fuori dalle scene. 5 anni penso che siano serviti, tanto ci hanno fatto bene per riflettere tanto ognuno su, noi individualmente su quello che voleva fare e su come poi rapportarsi nuovamente in questo ritorno, più che reunion, adesso dovremmo definirlo un ritorno, scongelamento che abbiamo fatto. Quindi sicuramente portiamo in questo nuovo lavoro le esperienze fatte anche singolarmente, nei Esatto. nostri percorsi individuali, e torniamo ovviamente con la voglia di fare di più di prima. Cioè ci siamo fermati proprio per amore di questo progetto, proprio per evitare di rovinarlo in qualche Di modo. ucciderlo, certo. E il tempo comunque ha fatto sì che noi potessimo rivedere il tutto anche con più distanza e quindi capire che tutto quello che avevamo fatto prima aveva un valore che non doveva andare perso, ma dovevamo recuperare e siamo qui Sì, forse apposta. con meno coinvolgimento, no, emotivo, che spesso può un attimino non farti vedere lucidamente le cose, mentre poi a distanza sei un attimino più consapevoli e fermi. La salute di quest'album sicuramente è un album molto vero, un album dove appunto ognuno, l'esperienza che ognuno ha avuto in questi 5 anni, no, di ascetismo solitario che ognuno di noi ha avuto Le colline della sulle Toscana. colline, esatto. Però erano 4 colline distanti, Ognuno è andato sembra. sull'Himalaya, diciamo. Però si sente, c'è stato veramente, si sente l'apporto di queste esperienze di ognuno di noi all'interno di questo album. È un album molto sincero, che suona con sincerità, con dei suoni veri, belli. Forse non voglio neanche dire vintage perché non ha No. definizione, perché anzi, secondo me è molto attuale Ha come una suono. buona evoluzione di sound delle vibrazioni, cioè nel Sì. senso la nostra necessità dopo 5 anni era quella di rimetterci in cerchio e suonare insieme, Sì. confrontarci, dovuto alle esperienze che ognuno Io aveva, direi che è ma un bel cazzotto in faccia un bel questo cazzotto. disco, con delle belle canzoni, anche bei, bei BPM, cioè bei ritmi, diciamo, no? Sostenuti. Sì. A noi ci piacciono. Ci piace, siamo Bravo, contenti noi bravo. del Non lavoro che male abbiamo queste fatto, eh. vibrazioni, bravo, non male, A noi ci piacciono. non male. Bravo, bravo. Ok, torniamo dopo 13 anni a Sanremo con un brano così sbagliato, perché così sbagliato è sicuramente un brano. Devo dire che è un brano molto pensato rispetto a come lavoriamo solitamente, che siamo molto più istintivi. In questo caso, così sbagliato, un brano pensato un po', non dico fatto ad hoc, ma pensato per portare sicuramente l'energia delle vibrazioni, visto che insomma siamo una band che suona e quindi deve portare il proprio suono, e ovviamente la melodia e il testo, che sono poi, no, la chiave alla base poi della comunicazione. Sì, è stato lavorato da questo produttore che è Luca Chiaravalli, che comunque ha saputo in qualche modo confezionare e capire se non altro, le coordinate delle vibrazioni, ecco, quindi è riuscito comunque a mettere insieme un pezzo. La collaborazione con Skin è nata, ma guarda, veramente senza ombra di dubbio, spontaneamente, perché quando dovevamo pensare all'artista, il primo è stato Stefano, mi sei detto, che aveva detto, tu l'avevi detto Ma sì, Skin. stavamo facendo brainstorming, comunque si pensava a chi potesse realmente interpretare Però meglio. effettivamente sì, perché si pensava a un uomo in realtà, ma io invece ero totalmente d'accordo sul fatto che cantasse una donna, perché invece è bello e lei ha capito appieno questa cosa, perché dà la risposta femminile alla canzone, no? Molto, è stato bello. Quindi senza ombra di dubbio tutti appena hanno detto Stefano Schini, mi ha detto assolutamente sì, fantastico. E la cosa ancora più assurda è che lei abbia accettato immediatamente, perché insomma l'ascoltatore gli è piaciuto, poi lei è una tipa molto Diretta. onesta, sì, è onesta, simpatica, ma è esatto, diretta, è vero. Cioè, non la manda a dire, ecco, quindi se c'è un problema, lo dice, non mi piace una cosa, lo dice. E il fatto che l'abbia accettato è perché l'ha ascoltato, perché gli è piaciuto, ci fa non onore di più. Sì, Ed e come l'ha interpretato il brano ci fa capire che è stata la scelta è. non azzeccata Sì, perché ci ha messo anche del di più. suo Sì, lei, l'ha cioè, fatta l'ha sua. fatta sua, ha curato la parte in Sì. inglese che canterà lei, canterà anche in italiano in certe Sì, parti, per cui proprio coinvolta, è proprio stata,
inglobata dal pezzo. Sì, nella family proprio, perché poi il rapporto è quello, cioè l'ha fatto come se fosse un pezzo suo, insomma, l'onore. Poi siamo anche dei fan, che abbiamo i suoi e i loro dischi, perché sia lei da solista che con la band, che Scancanese, che oltretutto nel 98-99 ha spaccato il 3 giugno sto, con un brano devastante, quindi... Sicuramente per noi la dimensione live è non importante, è fondamentale, cioè tutto si basa attorno al concetto di suonare dal vivo. Basta, detto questo, siamo in tour, adesso i miei colleghi sapranno. Cioè i dischi praticamente li facciamo per suonare dal vivo. Ma sapranno che già divide le date, come i miei colleghi, vediamo. No, dal 16 marzo iniziamo a Roncada, New Age, e da lì proseguiremo con 12 date, arriviamo fino a Sicilia, Bari, Sanremo, Roma, Firenze. Napoli, chiudiamo Napoli. Napoli, chiudiamo al live di Trezzo, e questo giro nei club servirà proprio per rodare bene i live. Perché la dimensione ideale per il contatto col pubblico, beh sì, dimensione intermedia. Perché sicuramente andremo avanti anche durante l'estate, ecco, quindi non ci fermeremo con queste date, però queste serviranno. Però il primo giro di ritorno è bello avere il contatto fisico dove puoi abbracciare i tuoi fan più accaniti.